Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Tanto per cambiare, ancora una volta sono in ritardo con il video sui trasferimenti e sul calciomercato. Ma non vi preoccupate, siamo arrivati, ecco qui il video sul calciomercato del Milan. Ne so che lo stavate aspettando in tantissimi. Tra l'altro è bizzarra la cosa, perché quello dell'anno scorso lo feci nello stesso posto. Sono al mare nello stesso posto, c'è lo stesso muro dietro e quindi sembra quasi destino. Anche se il video è completamente differente, perché l'anno scorso c'erano nomi grandissimi come Ibrahimovic, Hummels e tantissimi altri campioni, e quest'anno invece si sono un po' calmate le acque. Certo, il nome di Ibrahimovic è tornato fuori anche in questa sessione di calciomercato, però ovviamente ha preferito il Manchester United di Mourinho e dei tantissimi soldi. Ho deciso di mischiare un po' le carte in tavola, non andrò più in ordine classifica, ma il prossimo video sarà incentrato su Lazio e Torino. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono i colpi già effettuati o comunque stanno seguendo le due squadre. Ancora una volta, prima di iniziare, vi invito a passare qui sotto in descrizione, dove troverete tutti i link ai miei social network. Seguitemi ovunque, specialmente Instagram e Facebook, e tutti i link ai canali di Braillis, e anche lì iscrivetevi dappertutto, soprattutto quello di Gas, che è milanista proprio come questo video. Hi guys, sono Fulish e bentornati in un nuovo video. Siamo tornati con il calciomercato e il Milan è una squadra seguitissima in Italia, forse la seconda più seguita all'interno dei tifosi. E prima di iniziare voglio subito mettere una cosa ben in chiaro, perché il mercato del Milan è strettamente legato a quello di Carlos Bacca. Ormai è sul piede di partenza, si sa, potrebbe andare al West Ham, potrebbe addirittura andare al Napoli e sostituire Wayne. Fatto sta che non rimarrà sicuramente al Milan per la prossima stagione. 30 milioni di euro la richiesta minima da parte del Milan, posso dire che ci sta. Tra l'altro il giocatore è stato pagato esattamente la stessa cifra solamente un anno fa. E si tratterebbe di una bella plusvalenza, quindi, soprattutto per un giocatore di ormai 30 anni. Anche se devo dire la verità, a me Bacca piace tanto e se fosse nel Milan proverei a trattenerlo, però credo che sia proprio il giocatore che vuole cambiare aria. Per non farsi trovare impreparato, il Milan ha già acquistato quello che potrebbe essere il suo erede, il suo sostituto. Stiamo ovviamente parlando di Gianluca Lapadula. 40 presenze e 27 gol senza rigori l'anno scorso per l'attaccante 1990 in forza al Pescara. L'Higuain della Serie B, il capocannoniere della serie cadetta. Ha segnato in ogni modo, di destro, di sinistro, di testa, al volo, in rovesciata. Fatto dei gol strepitosi. Acquistato per la modica cifra, perché non sono tanti soldi per un giocatore del genere, di 9 milioni più uno di bonus, pagabile addirittura in 3 anni. Secondo me il Milan ha fatto un grandissimo colpo, un bel colpo. Certo, poi sarà da vedere in Serie A se sarà altrettanto decisivo come è stato in B. Sicuramente sono due campionati completamente diversi, ma il capocannoniere del campionato ha 26 anni, pagarlo solamente 3 milioni all'anno secondo me è un gran colpo. Per lui contratto fino a giugno 2021, quindi vuol dire che il Milan ci crede veramente tanto. Magari non sarà il giocatore principale su cui si baserà il Milan del futuro, ma darà una mano incredibile. E finalmente vediamo il Milan muoversi in anticipo e soprattutto investire in giovani italiani. Basti considerare che lo stesso Lapadula è stato strappato a concorrenza di squadre come Juventus e Napoli, che potevano garantirgli la Champions League, o Sassuolo, che addirittura poteva garantirgli il posto da titolare in Europa League. Vuoi dire che qualcosa si sta muovendo negli uffici di Via Turati a Milano? Non solo, perché il Milan ha già effettuato anche il secondo acquisto ufficiale. È argentino, si chiama Lionel ed è mancino. Però non è Messi, ahimè. Parliamo di Vangioni, un difensore classe 1987, difensore o centrocampista esterno di sinistra, con un mancino potentissimo. Devo dire la verità, probabilmente è il classico terzino di spinta e che copre poco, quella nomea che era stata attribuita un po' ad Alexandro lo scorso anno. Arrivato a parametro zero dal River Plate, anche se devo dire che il Milan in quella zona di campo è abbastanza coperto. Non dimentichiamoci che sugli esterni il Milan può vantare giocatori come De Sciglio, Abate, Antonelli e Calabria. Vangioni si aggiunge e diventano addirittura 5. Però il Milan probabilmente ha fatto la fare anche in questo caso, perché un giocatore del genere era seguitissimo anche all'estero. Stavo leggendo questo libro, Penso quindi gioco, di Andrea Pirlo. Al suo interno sono raccolti tantissimi racconti proprio del nostro Andrino da Brescia preferito. E su una cosa ha estremamente ragione: ha detto che tantissimi attaccanti sono arrivati al Milan, ma quelli che giocano davanti sono figurine, li etichetta come classiche figurine panini. Le squadre, secondo Pirlo e anche secondo me, si costruiscono a partire dalla porta e dalla difesa. E il Milan in questo senso si è mosso bene lo scorso anno. Mihajlovic avrà sempre l'onore di essere stato l'allenatore ad aver fatto esordire Donnarumma in Serie A. E l'anno scorso il Milan ha comprato Romagnoli per 30 milioni dalla Roma. Certo, una spesa impressionante, ma per un giocatore dal futuro assicurato. Però al Milan manca ancora qualcosa in fase difensiva. I centrali a disposizione di Montella in questo momento, oltre al già citato Romagnoli, sono Zapata, Paletta, Rodrigo Eli e Vergara. Ed è per questo che di fianco Romagnoli si vuole inserire Matteo Musacchio. Classe 1990, ancora 25enne, compierà 26 anni il 26 di agosto. Può ricoprire anche il ruolo di mediano davanti alla difesa, ma ovviamente è un difensore centrale purissimo. E anche qui ci ricolleghiamo al discorso di Bacca, perché il mercato è strettamente
strettamente legato alla sua cessione. Villarreal vuole 25 milioni di euro, ma il Milan dovrebbe assolutamente sborsarli. Donnarumma, Musacchio, Romagnoli potrebbe essere un trittico difensivo veramente importante e soprattutto giovane. E per due terzi italiano. E poi entriamo in quella che è l'ottica magari fantacalcio o fantamercato. Parliamo di un giocatore importantissimo che magari al di fuori dell'Italia non ha questo riscontro mediatico, ma che quando lo sento nominare mi vengono gli occhi a forma di cuoricino perché io lo amo. Stiamo ovviamente parlando di Borja Valero, centrocampista centrale della Fiorentina. Non più giovanissimo perché ha già 31 anni, ma veramente un giocatore di prima fascia, di primo livello. Se penso che nella Spagna Borja Valero non ha mai trovato posto, mi vengono i brividi. Poi ovviamente penso che ci sono mostri sacri come Busquets, Iniesta, Koke, David Silva e tantissimi altri, e addirittura che Xavi ha appena lasciato e che quindi magari un posticino era difficile trovarlo anche per lui. Ma probabilmente non ha mai avuto nulla da invidiare ai suoi compagni. In Serie A ormai da qualche stagione, coccolato e conosciuto proprio da Montella, lo rivuole anche nella sua esperienza milanese. E come dargli torto, perché è un giocatore che ha dimostrato di essere fortissimo sia a fare gol e sia a fare assist. E ovviamente il pallino del gioco passa sempre dai suoi piedi. Anche se per strapparlo alla Fiorentina serviranno almeno 20 milioni di euro, e per un giocatore che ha già superato la trentina sono tanti soldi. La cosa più difficile però sarà proprio convincerlo ad andare al Milan, perché ha più volte dichiarato di voler rimanere alla Fiorentina vita. Però questo sarebbe veramente un colpo superlativo. Molto più facile potrebbe essere Piotr Zielinski dell'Udinese, classe 1994, quindi 22enne, che con 18-20 milioni potrebbe davvero arrivare a Milano. E vi dirò di più, sembra quasi che l'intesa tra Milan e Udinese ci sia già. Quella del polacco potrebbe essere la vera e propria telenovela estiva, perché è stato vicinissimo al Liverpool, vicinissimo al Napoli e adesso sembra vicinissimo al Milan. Magari un giorno sceglierà davvero la sua squadra e anche qui il Milan si ritroverebbe a fare un grandissimo colpo. Per ora Montella comunque ha già qualche centrocampista. Tre titolari ad oggi sono Bonaventura, Montolivo e Kučka, con Bertolacci, Poli e José Mauri che partono leggermente dietro. Però un altro centrocampista di qualità serve, e se non è giovane deve essere Borja Valero, e se non è Borja Valero deve essere Zielinski. Due grandissimi nomi che in Serie A hanno dimostrato di poter fare la differenza. Un altro nome importantissimo, magari quello che Montella vuole per sostituire Bacca e cambiare il sistema di gioco, è proprio lui, Juan Guillermo Cuadrado. Lo scorso anno in prestito vinse lo scudetto a Torino, dimostrando di poter ancora dire la sua e di essere assolutamente decisivo. Si parlava magari di un ritorno alla Juventus, ma credo che sia impensabile in questo momento. Gli Steiner e Dani Alves sono titolare e riserva assicurati. Inoltre il Chelsea non vuole abbassare le pretese e magari può anche dartelo in prestito, ma con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Parliamo però di un giocatore unico nel suo genere, perché se penso a Cuadrado non mi vengono in mente altri giocatori che possano avvicinarsi a lui. Se Montella vuol passare al 4-3-3 con Niang a sinistra e Cuadrado a destra, ovviamente bisognerà accontentarlo. E poi torniamo sulle punte, quelle classiche figurine che ci dava il nostro Andrea Pirlo. Certo, la Padula è già arrivato, il Milan ha anche già altri attaccanti in rosa, ma non sono così decisivi perché Menez, Matri, Luis Adriano non partono proprio nelle idee dell'allenatore. Anzi, Menez sembra prossimo a essere trasferito a Bordeaux. Ricordiamo che quest'anno c'è anche Suso aggregato alla prima squadra, ma farà sicuramente l'esterno. E con un Lapadula arrivato e un Bacca su piede di partenza, il Milan si ritrova con veramente poche punte centrali. Ed ecco qui che nasce l'idea Leonardo Pavoletti del Genoa. Si sa, Genoa e Milan sono strettamente collegati sul mercato, sono alleati. La famosa alleanza Galliani Preziosi ormai risuona da tempo in memore. Certo che ora risulta difficile come non mai che il Genoa possa privarsi del suo miglior giocatore. Quando l'anno scorso c'era Pavoletti, il Genoa vinceva. Quando era infortunato, il Genoa perdeva e rischiava la retrocessione. Incredibile. Tantissimi gol per lui in pochissime presenze. È in Serie A, al contrario della Padula. Parliamo però di un 28enne e il Genoa chiede almeno 15 milioni di euro. Difficile che si possa fare. È molto più facile la pista che conduce invece a Zaza della Juventus. Giocatore è un 1991, quindi un 25enne che però non trova più spazio a Torino. E già nella scorsa stagione ne ha trovato poco. Ma quest'anno, con gli arrivi di Piazza e soprattutto di Higuain, addirittura Manzo, che ci si ritrova a essere un panchinario, quindi Zaza non potrebbe mai vedere il campo. Credo che alla Juventus siano abbastanza predisposte alla cessione, ma richiedano veramente tanti soldi. Almeno 25-30 milioni di euro sono l'essenziale. Bisognerà però vedere se il Milan è disposto a investire tanto per un giocatore che probabilmente non partirà titolare nello scacchiere tattico di Montella. Ad oggi Niang e la Padula sono i due attaccanti titolari. Se arriverà Cuadrado si trasformerà in un tridente e Bonaventura scalerà a centrocampo. È ancora difficile capire come vuole gestire il Milan Montella, ma sicuramente ci farà divertire. Che sia 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, Montella si è sempre dimostrato pronto a cambiare modulo anche a gare in corso. Ma ovviamente servono giocatori camaleontici. E questo, ragazzi, era quello che ha ad offrire il calciomercato del Milan. Ancora una volta vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti i giocatori che stanno seguendo, Lazio e Torino, o quelli comunque già acquistati. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, credo molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.